Ma a dire la verità si parla molto di modello Fiat. Io personalmente credo che Marchionne abbia scoperto l'acqua calda da questo punto di vista. Quello che si è fatto in Fiat a Mirafiori e a Pomigliano per quanto riguarda la gestione della fabbrica è una cosa che in Italia e anche nel nostro territorio pordenonese si fa ormai da 10 anni almeno, anche 15. Sia la questione delle turnistiche che la gestione delle pause, e tutto quello che può servire a gestire lo stabilimento, a renderlo competitivo, è una cosa che si fa ormai da tantissimi anni. Quindi l'esportabilità di questo modello sì c'è, ma non è il modello Fiat, è tutto quello che serve a rendere competitivo uno stabilimento che accusa invece dei ritardi nel sistema più globalizzato e più competitivo. E non mi riferisco alla competizione con i paesi cinesi o coreani, ma mi riferisco evidentemente ai nostri principali concorrenti, che sono i francesi, sono i tedeschi o i nord-europei. Ma allora qui noi arriviamo da un periodo, quello degli anni 80 e 90, in cui abbiamo fatto dei buonissimi accordi territoriali, nel settore della meccanica, nel settore del legno, in cui abbiamo portato ai lavoratori, dei vantaggi in termini anche economici, ma non solo. E però con quegli accordi abbiamo contribuito a dare, più competitività alle imprese del nostro territorio. Oggi la competitività è aumentata, è più difficile e si è estesa in termini geografici. Il cosiddetto modello Nord-Est oggi accusa dei ritardi anche negli investimenti e accusa qualche rallentamento anche nella qualità delle relazioni sindacali. Recentemente, pochi 2 giorni fa, è stato firmato un accordo molto interessante da CGIL, CISL e UIL qui nel nostro territorio, in cui si cercherà proprio di dare un rilancio alle relazioni industriali con lo scopo quale, prima di tutto? Di migliorare la competitività delle imprese, mettere in contatto la domanda e l'offerta. E quindi migliorare più in generale la situazione nel nostro territorio. Certo è che nella situazione in cui siamo il sindacato deve collaborare con le imprese nella gestione della situazione. Pensare a un modello antagonista anche nel nostro territorio sarebbe un modello che fa perdere non solo il sindacato, ma le imprese e di conseguenza anche i lavoratori. Beh, è senz'altro un punto d'arrivo molto importante. CGIL, CISL e UIL assieme a Confindustria nei giorni scorsi hanno sottoscritto un protocollo per il rilancio industriale del comparto manufatturiero di questa provincia, nella comune consapevolezza che questo è un settore, un comparto che può avere un futuro ancora molto significativo per la provincia di Pordenone. Ad una condizione, alla condizione cioè che le parti sappiano sviluppare politiche industriali, politiche che mirino ad un recupero di una capacità competitiva del sistema produttivo che deve passare anche attraverso una migliore e nuova qualificazione della forza lavoro dei lavoratori all'interno delle imprese, generando la possibilità anche per le giovani generazioni che vivono in questo territorio di poter avere un futuro lavorativo nell'ambito del sistema produttivo locale. E accanto a questo il rilancio anche della contrattazione di secondo livello, che dovrà essere sempre più legata ad obiettivi, a parametri di produttività, di redditività dell'impresa, in modo tale da consentire anche al fattore lavoro di beneficiare dei vantaggi economici che andranno a determinarsi grazie alla firma di questo accordo. Come dicevo, il protocollo rappresenta non un punto d'arrivo, è un cantiere aperto. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dovremo saper far vivere
concretamente con delle scelte, con delle azioni da mettere in campo nel rapporto appunto con i datori di lavoro e quindi con le imprese.